questa è una delle pochissime pievi, fra le più antiche, che è da riscoprire. È l'unica che è rimasta così nascosta. E noi ci stiamo mettendo tutta per vedere di riscoprire questo passato. Il recupero e la valorizzazione dell'antica pieve di San Quirico è tra gli obiettivi del comune di Castiglionfibocchi e dell'associazione San Quirico Archeologia ormai da 4 anni. Un esempio più unico che raro del recupero delle radici di un territorio. Questo è un cantiere archeologico aperto dal comune di Castiglionfibocchi circa 4 anni fa. Perché voi sapete che i cantieri archeologici o sono delle sovrintendenze o delle università. Questo è uno dei pochi esempi in Italia dove un comune con i suoi pochissimi mezzi e con l'opera dei volontari appassionati di archeologia e laureati naturalmente in archeologia, con l'appoggio anche della sovrintendenza, che è stato aperto proprio da un comune. Un progetto ambizioso e così per dare gambe e corpo a questo recupero per la prima volta dopo tantissimi anni, in occasione della ricorrenza di San Quirico, primo patrono del comune valdarnese, è stata officiata una santa messa nei ruderi della Pieve. Un'occasione grazie anche alla collaborazione dell'associazione Matti in Bike per raccogliere fondi per questo interessante progetto. È stato fatto questa festa anche per raccogliere dei fondi per poter proseguire questi scavi. Abbiamo liberato una stanza del palazzo comunale dove questi reperti possono essere visitati, e anche con visite guidate, perché non è facile sempre l'interpretazione di questi reperti, e stiamo approntando un piccolo museo di questa pieve. Noi cerchiamo di sostenerla con quei pochi fondi che abbiamo, che ci possiamo investire. E anche qui voglio fare un plauso a San Quirico Archeologia, che è l'associazione che è stata fondata, dove questi ragazzi volontari stanno facendo veramente delle grandi cose, perché ci stanno mettendo tanto impegno, tanta passione e anche tanto lavoro e tanto sudore.